Mindelo, qui dall'alto, e si vede bene, molto bene Sant'Antao con una leggera creatura, una linea di nuvole. Campo di Mindelo, mercato qui è della verdura, vegetali, ma pensavo fosse un po' più particolare, ma niente di eccitante. Proviamo da questa parte che magari c'è qualcosa di più interessante, però frutta, sì, banane verde, formaggio qui tipico africano, lì può souvenir, toste, probabilmente tutto di origine senegalese. Tutta la gente che ha fatto la traversata e sono immigrati qua, credo illegalmente. E invece dietro c'è il mercato della frutta e della verdura. È un po' caratteristico, non è proprio capoverdiano, però abbastanza caratteristico. Ecco, lì vendono frutta, verdura. Qui sembra un po' di stare in Senegal. Papaya. Banana, pomodori, peperoni. Sì, niente di caratteristico. Qui si vede la coppia della Torre di Belém. E da qui dovrebbero partire gli alugher per altri paesini qua di São Vicente. Dovrebbe esserci una spiaggia, però dietro queste piccoli, sembrano dei vulcani, ci dovrebbe essere una spiaggia alla Praia Grande, che è quella penso più fotografata dell'isola. A parte São Pedro, che è la spiaggia dei pescatori, di un villaggio di pescatori, visto
vicino all'aeroporto. L'isola che si vede sullo sfondo si chiama San Nicolao. Sto andando a Praia Grande, qui veramente sembra di stare su un altro pianeta, non c'è in giro nessuno, è molto proprio abbandonato, un villaggio ma non si vede in giro nessuno. Many worlds, they will come in questo momento. Però c'è una bella aria, c'è vento e si sta bene. A dopo. Adesso pare che sia tutta pianeggiante o comunque con qualche piccola discesa, e sullo sfondo si vede la Baia dei Gatti, Baia das Gatas. Adesso vediamo, se trovo qualcosa mi fermo per mangiare, altrimenti continuo tagliandola. Dopodiché c'è il villaggio di Salamansa. La spiaggia qui è infinita e magnifica.
ho voluto accorciare dalla strada principale. Guardate che spettacolo, ecco più o meno lì dove ci sono quelle le case. E niente, mi ritrovo qui per arrivare a Bahia della Las Gatas cercando di tagliare, ma qua è tutta una pietraia, sono dei sassi neri, credo lavici. È molto scenografica la zona, però per camminare mi sa che avrei fatto meglio a continuare sulla strada principale. Però sono appena quasi arrivato. Ciao. Questo è il buzio, che è un mollusco che vive dentro una conchiglia. È la prima volta che lo prendo qui a Campo Verde. In questo momento sono a Bahia de Gatas e niente, volevo inquadrare questo piatto. Ecco, dopo il pranzo a Bahia de Gatas sto andando a Salamanca e poi sarò nuovamente ancora a Mindelo stasera. Fa caldo ma è ventilato, devo dire che si sta bene.
scelto la Luger per andare a Mindelo, prima fermata la fai in spiaggia per raccogliere gente. Ma pazzi qua. Cambio a Luger.